Ecco lo stand Fiat nel salone dell'automobile 1953 a Torino. Il cinema racconta sul parabrezza della Fiat 1900 di Martignoni, Rabezzana e Mazzucchelli la vittoriosa avventura del secondo rally transafricano Algeri, Città del Capo. Alla lunga e difficile competizione hanno partecipato macchine di ogni marca e nazionalità. La Fiat 1900 ha vinto. Un'altra affermazione internazionale di grande importanza tecnica e sportiva per la produzione automobilistica Fiat. Ecco il Contichi in marcia. Lo stesso raid, andata e ritorno, era già stato fatto da Butti con la Fiat Campagnola. Eccola la torpedo tuttofare che non ha bisogno di strada. Anche lei al suo attivo un lungo e difficile raid, quello che Butti e Racca hanno compiuto nel 1952 coprendo un percorso di ben 15.000 km d'Africa, da Algeri a Cape Town, con una campagnola fornita di rimorchio. L'importanza della loro impresa sta proprio nel fatto di essere riusciti a passare in terreni difficilissimi con un rimorchio ogni momento in pericolo di rovesciarsi. A qualsiasi latitudine, i bimbi di questo mondo sono tutti uguali. Un'automobile è sempre qualcosa da scoprire. Ecco la campagnola nel deserto. Bastava rallentare appena per seguire con l'occhio un gruppo di nomadi e ci si insabbiava istantaneamente. Guadi, piste sabbiose, sassose, lunghi tratti del tutto privi di strade. Questo è stato il teatro dell'impresa della campagnola di Butti e Racca. Campagnola è passata. Ha attraversato felicemente l'intero continente africano giungendo indenne a Cape Town. Dal Mediterraneo al Capo di Buona Speranza. Una prestazione eccezionale di un veicolo completamente di serie. Ecco il Capo di Buona Speranza. Questi sono raids e vittorie di ieri con macchine Fiat di oggi. Ma le macchine Fiat hanno già una storia di oltre 50 anni. Nella Cineteca Fiat troviamo documenti visivi di vecchi viaggi che fecero epoca. Ecco qui l'India, lontano misterioso paese di favola. Attraversiamolo con una Fiat tipo 603 in una gara di regolarità del 1928. Punto di partenza, Bombay. Anche su questo asfalto di Estremo Oriente corrono le ruote di un'automobile Fiat. Eccola, è una vettura tipo 603 priva di speciali allestimenti che si prepara ad una lunga e difficile traversata di una terra in gran parte completamente sfornita di strade. Da Bombay si va verso l'interno. Tutto il mondo è paese. Anche in India un mercato è regno del più pittoresco disordine. Ecco un autobus antico quanto il mondo. Per guidarlo non occorre patente, ma è indispensabile non soffrire di vertigini. Piccoli indiani, forse è questa la prima macchina da presa e la prima automobile che vedono. Ancora avanti nel nostro viaggio, da Pune a Kolhapur.
Poi nella pianura i bufali e cori di scimmie nella bassa boscaglia. L'elefante è però il personaggio più notevole. Questo si porta a casa la cena, un paio di quintali d'erba. Quest'altro si presta gentilmente a fungere da poltrona, mentre queste elefantesse conversano piacevolmente alla fontana. Eccovi un sistema sbrigativo per procurarsi la legna per il camino. Volete un rimedio per l'emicrania? Eccolo qui. Beh, un serpente non si può dire sia un animale simpatico. Ha un carattere difficile e piuttosto velenoso. Meglio una tigre. E dopotutto è sempre un grosso gattone, no? Si gira. Quando l'attrice è una tigre, è consigliabile mantenere le distanze. Ancora avanti, da Mysore a Madiva. In India andare fuori strada non è preoccupante. Ci sono migliaia di carri soccorso come questo. Estremi. Nell'ombra di queste antichissime architetture passa una Fiat ultimo modello del 1928. La strada, in raid come questi, molte volte non esiste affatto. Ci si addentra in zone desertiche, come in questo caso, insabbiandosi. Sono gli incerti del turismo di punta, uno sport per appassionati. L'eccesso di religiosità ha in India un vago sapore igienico. Ne sa qualche cosa il fiume sacro, le cui acque portano al mare i peccati degli uomini e il loro sudore. Eccoci a Ceylon. La raccolta della gomma dagli alberi è un aspetto importante dell'economia locale, così come quella delle frutta cui si dedica gran parte della popolazione. Questo è un tipo antichissimo di irrigazione per scorrimento. E questo un progenitore del moderno ascensore. Ora il nostro viaggio è finito. Con una Fiat modello 603 abbiamo attraversato 25 anni fa tutta l'India, da Bombay a Ceylon, per migliaia di chilometri di piste, tracciati rudimentali, strade più adatte al passo dell'elefante che alla marcia dell'automobile.